Nella mattinata di ieri a Sassari, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Sassari hanno eseguito l'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sassari nei confronti di un uomo di 42 anni di origine algherese ma residente a Sassari con precedenti penali. L'uomo dovrà scontare la pena di 7 anni di reclusione per il tentato omicidio della sua compagna di origini cubane commesso nel luglio del 2017. Nell'occorso la donna venne spinta giù dalla finestra della loro abitazione. Il predetto, al termine dei previsti adempimenti, è stato condotto presso la casa circondariale di Sassari Bancali. Con l'approssimarsi delle festività natalizie aumentano i controlli dei carabinieri nei diversi comuni del territorio per accertare il rispetto delle norme anticontagio. Proprio in tale contesto, nella scorsa notte, i militari della stazione carabinieri di Tiesi hanno fermato e controllato una coppia a bordo di un autoveicolo che a seguito di approfondita ispezione veniva trovata in possesso di una bustina contenente pochi grammi di marijuana ed una siringa. Nella circostanza si appurava che i due circolavano senza un valido motivo e presumibilmente solo per consumare lo stupefacente che avevano al seguito. Per questo gli operanti procedevano ad elevare una sanzione amministrativa per la violazione delle norme in materia di contrasto alla diffusione da Covid-19 e a segnalarli quali assuntori alla prefettura di Sassari. All'apparenza è una giovane con un bimbo in braccio avvolto in un fagotto e con la mano libera chiede l'elemosina, con fare insistente quasi sempre a persone anziane. In realtà il telo è legato al collo della donna, una rom di 33 anni residente ad Alghero, ha entrambe le mani libere e con quella nascosta in pochi secondi riesce a mettere a segno un furto ai danni del malcapitato di turno senza che questo se ne accorga. La polizia locale per la terza volta in 2 anni l'ha identificata e denunciata nei giorni scorsi per furto con destrezza. In Via l'Italia in pieno giorno ha rubato 1.450 euro a un anziano alla presenza della moglie, che le aveva anche dato qualche moneta. La prima volta che il comando di Via Carlo Felice ha avuto a che fare con la 33enne è stato nell'agosto del 2018, quando la donna aveva derubato dell'intera pensione di invalidità un'anziana ipovedente appena uscita dagli uffici postali, anche in quel caso in pieno giorno. La polizia locale, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti ed esaminato i video delle telecamere di sicurezza, in pochi giorni era riuscita a risalire alla donna che, in quel caso, era stata denunciata sia per furto con destrezza sia per violazione dell'obbligo di dimora. Un altro episodio è stato registrato nell'agosto 2020, ancora una volta ai danni di una coppia ultra settantenne e infine l'ultimo pochi giorni fa. La dinamica è sempre la stessa, la giovane si avvicina alla vittima per chiedere l'elemosina fino a toccarla con il fianco. In braccio tiene un fagotto dove c'è un neonato, con lei c'è sempre uno dei figli minorenni pronto a intervenire per coprire la madre, ma che sta a debita distanza per non dare nell'occhio. Le telecamere che hanno immortalato tutti e tre i casi avvenuti sempre in pieno giorno e nelle vie del centro hanno mostrato che l'azione avviene in pochi istanti senza che la vittima si accorga di nulla. Con la mano nascosta dal telo prende i soldi da borse o tasche e poi si allontana. Se serve coprire la madre dagli occhi dei testimoni, il bambino o la bambina, come nel caso dei giorni scorsi, si avvicina a lei e le si mette alle spalle. In caso contrario, resta in disparte. Per le indagini sono sempre state fondamentali le telecamere ad alta risoluzione presenti nel territorio che hanno permesso di riprendere l'azione e di individuare la donna che è stata riconosciuta dalle vittime proprio grazie ai video. La donna è stata denunciata a piede libero per furto con destrezza. L'informativa è stata trasmessa all'autorità giudiziaria. Gli atti sono stati inviati anche alla Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori per informare l'autorità sulla condizione dei figli minorenni della donna. La bambina in questione ha soltanto 12 anni, ai fini della loro tutela. Il polo industriale di Porto Torres, sorto per ospitare uno dei più importanti complessi industriali del settore petrolchimico in Italia, ha subito nel corso del tempo una riduzione delle attività, oltre che un'ingente perdita occupazionale a causa dei processi di delocalizzazione e deindustrializzazione, uno stato di cose che ha portato a dichiarare i comuni di Sassari e Porto Torres area di crisi industriale complessa. Lo scorso 10 agosto, con l'accordo di programma Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari, Comune di Porto Torres, Comune di Sassari, Autorità di Sistema
portuale del mare di Sardegna e Invitalia si sono impegnati ad attuare il progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area per un accordo che dispone in questa prima fase di una dotazione finanziaria di 22 milioni di euro, di cui 20 stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico a valere sull'intervento nazionale legge 181-89 e 2 milioni stanziati dalla Regione Sardegna a titolo di cofinanziamento, risorse destinate allo sviluppo dell'area interessata e a dare nuova linfa alle iniziative imprenditoriali. Sul fronte della destinazione della tipologia di imprese e della migliore localizzazione che consenta alle imprese di operare al meglio delle loro potenzialità, il Consorzio Industriale Provinciale avrà in questa fase il ruolo di info point per tutti gli imprenditori che credono nel rilancio di questa importante parte del territorio e del suo tessuto industriale. E ne faranno domanda per un bando che è partito lo scorso 15 dicembre e sarà valido fino al 15 marzo 2021. Abbiamo sempre creduto che si dovessero attuare strumenti concreti per agevolare non solo lo sviluppo, ma anche e soprattutto il rilancio delle nostre aree industriali, spiega il presidente del CPSS Valerio Scanu, e i primi fondi a sostegno del progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono un risultato importantissimo che darà grande slancio a tutto il nostro territorio. Il progetto di riconversione, elaborato e coordinato da Invitalia, ha la finalità di promuovere gli investimenti nel settore della chimica verde e della bioeconomia, rafforzare il tessuto produttivo esistente, attrarre nuovi investimenti e sostenere il reimpiego dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro. Finalmente è operativo uno strumento tanto atteso quanto rivendicato in tutte le sedi istituzionali, ma questo bando rappresenta solo il primo caso. Confidiamo infatti in ulteriori prossimi stanziamenti per rafforzare l'azione di rilancio definitiva, aggiunge Scanu, che seguiremo da vicino. Il nostro ruolo di accompagnamento e informazione a beneficio degli imprenditori che credono in questo percorso sarà ancor più carico di responsabilità, ma al tempo stesso più stimolante. Una sfida in più per superare questo difficile momento di crisi. Dedicati alle imprese che intendono puntare su questo territorio, sono stati previsti incentivi agli investimenti, politiche attive del lavoro, spazi localizzativi, infrastrutture e ambiente, networking con il sistema del credito e con il medio credito centrale, oltre a servizi di informazione per agevolare le aziende nel loro iter di istruttoria delle domande. L'agrifoglio è una pianta arbustiva sempreverde appartenente al genere delle acquifoliacee, originario dell'Europa, attualmente coltivato in tutto il mondo. La pianta, a lento accrescimento, può raggiungere 10 metri d'altezza e può arrivare fino a 300 anni d'età. Esistono centinaia di specie di agrifoglio, pianta dioica con fiori maschili e femminili su esemplari diversi, noti anche come alloro spinoso, acquifoglio o pungitopo maggiore. La chioma dell'agrifoglio, a forma di piramide, è verde scuro lucido, la corteccia è liscia, sottile e di color grigio-verde. Il fusto è dritto e cilindrico, da legno duro, compatto e chiaro, usato nella fabbricazione di mobili ma anche da scultori. Le foglie sono coriacee, dentato spinose e pungenti, fortemente ondulate e lucide, di color verde scuro nella pagina superiore e più chiaro nella pagina inferiore. I fiori sono piccoli, bianchi o rossi e si presentano a grappoli alla scella delle foglie. Il frutto è una drupa globosa rossa di 6-10 mm di diametro con 4 noccioli che si colora di rosso vivo a maturità. Il frutto resta sull'albero fino alla comparsa del nuovo frutto. L'agrifoglio fiorisce da aprile a giugno e ha proprietà stringenti, diaforetica, diuretica, emetica, espettorante, febbrifuga e purgativa. Le foglie sono diaforetiche e possono essere raccolte in tarda primavera ed essiccate per uso successivo. Sono utilizzate nel trattamento delle febbre intermittenti, nei reumatismi in presenza di molto catarro e nei casi di pleurite. Il succo delle foglie fresche può essere utilizzato con successo nel trattamento dell'ittero. Le bacche sono state utilizzate nel trattamento dell'idropsia e in polvere come astringente nei casi di sanguinamento. In Sardegna l'agrifoglio cresce nelle zone interne, ma soprattutto nei luoghi ombrosi, umidi e freschi, ed è inserito nella lista delle 619 specie floristiche che dovrebbero essere protette. In diverse parti della Sardegna vegetano esemplari maestosi che costituiscono
costituiscono dei veri e propri monumenti vegetali, naturali e paesaggistici. Sull'agrifoglio vi sono varie leggende, fra cui quella dell'orfanello che, dopo aver appreso la notizia della nascita di Gesù con altri pastori, si avviò verso Betlemme. Durante il tragitto intrecciò una corona di rame d'alloro da offrire a Gesù bambino. Subito dopo avergliela donata, si vergognò del suo misero dono e si mise a piangere. Allora Gesù bambino toccò la corona e le sue foglie iniziarono a brillare di un verde intenso e le lacrime dell'orfanello si trasformarono in bacche rosse. Un'altra leggenda narra che in Irlanda, durante le festività natalizie, fosse l'unica pianta che anche le famiglie più povere potessero permettersi per decorare le proprie abitazioni. Proprio per questa ragione, tra le piante di Natale, l'agrifoglio è storicamente quella più amata. L'agrifoglio popola le nostre feste natalizie ed è ricco di simbologia. La struttura delle foglie dell'agrifoglio ricorda la corona di spine di Gesù Cristo e i frutti rossi il suo sangue, mentre i boccioli bianchi la purezza della Madonna. L'agrifoglio è considerata una pianta magica anche prima del Natale cristiano, da sempre simbolo di fertilità e di buon auspicio per l'anno nuovo e viene utilizzato come portafortuna e per questo viene usato per le decorazioni natalizie. In Sardegna l'agrifoglio viene chiamato Aranjo Brudu a Villa Cidro, Aranjo Aresti in Campidano, Agrivoddu in Gallura, Arasiu nel Golugudoro, Lostiu nella Barbagia, Colostise nel Nuorese, Calluttutu in Gallura, Lauspinosu nella Sardegna meridionale. Buongiorno a tutti, oggi parliamo degli agapornis. Come potete notare, questi animali vengono chiamati inseparabili perché sono animali gregari, amano particolarmente la compagnia e quindi la colonia. Questi animali possono essere detenuti tranquillamente in una voliera, logicamente a coppie, e vivono tranquillamente anche in gruppi abbastanza numerosi. Come potete notare dalle immagini, in questa esposizione abbiamo varie mutazioni di colore, perché nel corso degli anni in natura si sono fissate, diciamo così, alcune varianti di colore e poi l'allevatore in cattività le ha fissate, definendole e creandole anche delle nuove. Questi animali si nutrono principalmente di un misto semi, dotato di semi di girasole, e si riproducono particolarmente in maniera abbastanza facile anche in cattività. Per loro è sufficiente una gabbia di medie dimensioni con un nido esterno affinché appunto possa essere verificato e controllato dall'allevatore. Molto importante nel periodo della riproduzione tenere magari le coppie separate, specialmente se si fissano delle mutazioni o si decide di allevare una determinata mutazione, perché tenendole in colonia è vero che convivono, ma le mutazioni e i soggetti quindi si possono anche incrociare fra di loro dando vita quindi ad una mutazione non riconosciuta. La cova viene svolta da entrambi i genitori, nel nido vengono deposte dalle 4 alle 5 uova, in alcuni casi fino a 6. La cura viene svolta, quindi la cura dei piccoli viene svolta direttamente dalla coppia e possiamo anche dire che questi pappagalli vengono spesso e volentieri allevati a mano, così come i pappagalli di grande e media taglia, perché sono molto docili e diventano dei pappagalli ideali, insomma, per i bambini, perché fanno molta compagnia e quindi sono sicuramente adatti, viste anche le ridotte dimensioni, per un bambino, insomma, che si sta avvicinando al mondo dell'ornitologia. E speriamo che ce ne siano tanti. Alla prossima puntata. Metti da parte le ferite, le frasi dette non capite,
troppe parole non fanno mai bene. Abbiamo perso un po' la meta, coi piedi su un altro pianeta. Ma non siamo mai pronti a sentirci distanti. Allora non torniamo a casa adesso, restiamo qui che tanto fa lo stesso. Ciò che conta in fondo è stare insieme, e arriva anche l'amore. Non c'è linea di confine tra un abbraccio e stare bene, è una legge universale, un viaggio intercontinentale. Perché la cosa più importante è avere un cuore di diamante, per viverci contemporaneamente, per un giorno e per sempre. Stiamo imparando a volare su tutte le nostre paure. Dall'alto si cambia anche la prospettiva. Se dare voce ai miei pensieri, ti amo oggi più di ieri. Per i tuoi occhi di ghiaccio, per ogni tuo abbraccio. Allora non torniamo a casa adesso, restiamo qui che tanto fa lo stesso. Ciò che conta in fondo è stare insieme. Cresciuti dentro i sogni, e a volte abbiamo spento anche quelli, dando troppo spazio agli sbagli, ma io sarò con te forever. Non c'è linea di confine tra un abbraccio e stare bene, è una legge universale, un viaggio intercontinentale. Perché la cosa più importante è avere un cuore di diamante, per viverci contemporaneamente, per un giorno e per sempre. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente il lunedì e il venerdì alle 16 e alle 18.30, il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito serality.angioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itianjoy Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itianjoyss@gmail.com. TG Informazione d'approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45. Ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del Digitale Terrestre.